Così inizia la storia. Sveliamo il suo destino. Tutte le grandi avventure cominciano da piccole cose e Fable 2 non fa eccezione. Tra le vie della vecchia Bowerstone, in un'atmosfera tipicamente dickensiana, due orfani cercano in tutti i modi di coronare un sogno. Questa affascinante introduzione, oltre ad immergerci con successo in un'atmosfera magica e nostalgica, ci permette di familiarizzare con alcuni punti chiave di quello che sarà il gameplay di questo action RPG. Ottenere e completare delle quest, combattere con armi da mischia o da distanza ed esplorare. Questi elementi vengono introdotti con una tale naturalezza che ci sembrerà di aver avuto da sempre familiarità con essi. Ed ecco il primo lato positivo di Fable 2, l'assoluta immediatezza. Ad emergere è anche il fattore morale, altro punto focale del gameplay. Quasi tutte le missioni che ci troveremo a compiere ci metteranno di fronte a delicate scelte, che oltre a plasmare il nostro allineamento avranno ripercussioni fondamentali sui luoghi e sulle persone le cui vite si intrecceranno alla nostra. Faranno inoltre la loro prima comparsa due personaggi fondamentali: il cane, che da randagio sarà destinato a diventare il nostro migliore amico, e Teresa, una vecchia un po' veggente ed un po' maga, che ci rivelerà che nelle nostre vene scorre il sangue degli eroi. L'acquisto di una scatola magica segnerà un punto di svolta nella nostra vita, forse in maniera diversa da come era lecito aspettarsi. Terminata bruscamente l'infanzia, iniziamo le nostre peripezie. Per quanto il gameplay si basi su una struttura tipica da action RPG, con l'aggiunta di una forte componente esplorativa, vi sono alcune particolarità in Fable 2 che lo distinguono da qualunque altra produzione. Il primo di essi è senza dubbio il cane. Esso ci seguirà ovunque andremo, indicandoci tramite ringhi, abbaie e guaiti l'avvicinarsi di un pericolo, oppure la presenza di una cassa o di tesori sepolti nelle vicinanze. L'utilizzo del D-pad, in abbinamento col menu radiale in basso a sinistra dello schermo, ci permetterà di interagire col nostro peloso amico, facendogli complimenti, sgridandolo o giocando a palla con lui. Nel caso riporti delle ferite, sarà necessario guarirlo. Oltre a questo, sarà possibile acquistare dei libri di addestramento, che permetteranno di migliorare le qualità del nostro amico quanto a combattimento, ricerca di tesori ed espressività. Il secondo elemento che distingue Fable 2 e lo rende un'opera unica nel suo genere è il modo in cui le nostre azioni andranno a modificare progressivamente il nostro aspetto, le reazioni delle persone e talvolta persino il mondo di gioco. Per quanto la possibilità di avere un allineamento buono o cattivo si sia già vista in altri GDR, la profondità che questo aspetto raggiunge in Fable 2 non ha precedenti. Ogni NPC ha una sua memoria e ricorderà con precisione i sentimenti che prova verso il giocatore, reagendo di conseguenza al suo passaggio. A seconda del vostro allineamento, il vostro ingresso in città potrebbe diventare una festa o una fuga di massa. A tutto ciò vanno aggiunti i cambiamenti che le vostre azioni produrranno sul personaggio. Dall'espressione del volto, al grasso corporeo, al paio di corna che vi spunterà se sarete davvero cattivi, le combinazioni sono davvero moltissime e varrebbe la pena di rigiocare l'avventura più e più volte solo per vedere i diversi sviluppi possibili. Se verrete sconfitti troppo spesso in combattimento, vi guadagnerete persino delle cicatrici che vi porterete dietro per sempre. Lasciando da parte queste peculiarità, la base del gameplay rimane quella tipica di un action GDR. Il sistema di combattimento è stato studiato per massimizzare fluidità ed immediatezza, mantenendo comunque un livello di sfida medio. Il tasto X è dedicato agli attacchi con armi da mischia, il tasto Y alle armi da distanza e B alle magie. Gli attacchi possono essere concatenati a piacimento ed in tempo reale, risultando in un'azione sempre fluida ed adrenalinica. La natura GDR del titolo prevede un sistema di crescita delle abilità di combattimento e magiche, con punti esperienza divisi per ognuno dei tre attacchi. In sostanza, più useremo un attacco, più avremo modo di migliorarlo. Le arti magiche sono indubbiamente le più complete, passando dalla classica palla di fuoco fino al rallentamento temporale. Non troverete più una barra del mana, ma per lanciare gli incantesimi di livello più alto essi andranno caricati con la pressione del tasto B. Ogni attacco magico può essere lanciato sia per terra, ottenendo danno ad area, sia mirando ad un avversario con l'analogico sinistro. Oltre ad affrontare la quest principale e le immancabili missioni secondarie, nel magico mondo di Albion sono molte le attività collaterali a cui potrete dedicarvi. La vostra persona pubblica godrà di fama, buona o cattiva che sia, presso il popolo, ma sarà possibile coltivare anche aspetti più privati. Ci sarà la possibilità di sposarsi ed acquistare una casa. Nel caso siate particolarmente esuberanti, potrete avere più di una moglie, ma meglio non farle incontrare.
Non è stata dimenticata nemmeno la sfera sessuale e i relativi contraccettivi, senza l'utilizzo dei quali potreste ritrovarvi prole a carico o fastidiose malattie venere. Albion è un mondo libero e tollerante ed accetterà anche eventuale omosessualità o travestitismo. Importante sarà anche tenere d'occhio l'aspetto economico. Differentemente dal solito, in Fable 2 le quest non prevedono ricompense in denaro, ma solo in fama. Oltre a sotterrare tesori grazie al fiuto del nostro amico Quattro Zampe, l'unico modo che avremo per iniziare a far soldi sarà metterci al lavoro. Fabbro, barista o taglialegna, tutti i lavori che potremo intraprendere saranno caratterizzati dal medesimo semplice minigioco, che ci sfiderà a fermare un cursore mobile nel punto giusto di una mezzaluna. Fatto un piccolo gruzzolo, potremo decidere di reinvestirlo nell'acquisto di un'attività, che ci renderà una somma fissa al giorno anche a gioco spento, oppure nell'acquisto di una casa da affittare a terzi. Con il fiuto giusto potreste diventare dei veri e propri uomini d'affari. Da non dimenticare il gioco d'azzardo: se diventerete bravi o sarete abbastanza fortunati, potrete fare vere fortune. La quest principale si snoda sulla base di un plot coinvolgente e ricco di colpi di scena, che porteranno a balzi temporali anche notevoli e da bruschi cambiamenti del mondo di gioco. I macro eventi rimarranno tuttavia gli stessi, a prescindere dall'allineamento che deciderete di mantenere. Il concetto alla base è che siete destinati ad essere degli eroi ed a compiere un percorso che cambierà il mondo per sempre. Come lo farete è invece una vostra decisione. Eccezionale la qualità dei dialoghi, sempre conditi di un humor tipicamente inglese. I personaggi che incontrerete sul vostro cammino si riveleranno tutti convincenti e sfaccettati come quelli di un grande libro. Notevoli anche le possibilità di personalizzazione del vostro alter ego. Dal sesso scelto inizialmente si passerà ad abbigliamento, acconciatura e tatuaggi. Ad ognuno di questi elementi è attribuito un modificatore che vi renderà più o meno piacevoli agli occhi del popolo. Il comparto tecnico deve moltissimo ad un design davvero ispirato ed originale. La modellazione degli edifici, del paesaggio, degli NPC, persino del vestiario è accuratissima e restituisce perfettamente il clima da fantasy ottocentesco che si respira nel mondo di Albion. Effetti di luce sontuosi che fanno di HDR e Bloom i loro punti di forza rendono magici albe e tramonti. Le ambientazioni passano dal bucolico al cittadino all'industriale senza soluzione di continuità, presentando sempre uno stile unico ed affascinante. Il comparto texture presenta qualche debolezza e la realizzazione dell'acqua non è di sicuro eccezionale, ma sono piccole nei in un quadro complessivamente eccellente. Ottimo il comparto animazioni ed il frame rate, solo di rado afflitto da leggeri cali. Il comparto audio è anch'esso di grande qualità, ottimo il campionamento dei suoni di battaglia, grandiose le musiche ed eccellente anche il doppiaggio in italiano, che per una volta poco ha da invidiare alla controparte inglese. Guarda, ho visto le tue occhiatacce, ma ascoltami, quel carion è robaccia. Questo è quello che crede il venditore, non ha idea di ciò in cui si è imbattuto. Ma tu hai un sospetto, vero? Una parte di te vuol credere che sia magia. Cosa? Tu pensi davvero che sia così? Sin dall'introduzione dedicata all'infanzia, passando per le fasi intermedie di gioco ed avvicinandoci all'epilogo, l'offerta ludica proposta da Fable 2 è ricca come mai prima d'ora. Nonostante il sistema di quest tutto sommato lineare, le possibilità di personalizzazione del vostro alter ego, la sfera sociale ed amorosa, la cura del vostro cane e i risvolti economici e lavorativi creano un mondo vivo e soprattutto da vivere che reagirà e si plasmerà in base alle vostre azioni. L'elemento ruolistico è quindi reso in maniera differente rispetto ai canoni del genere. La sfera decisionale è introdotta in maniera sottile, a volte quasi nascosta, ma ha non di meno un peso notevole nell'evoluzione del personaggio. Fable 2 è un GDR unico nel suo genere, che pur partendo da basi comuni, intraprende sentieri inediti ed inesplorati, e lo fa con personalità e convinzione. Sono così tanti i dettagli da scoprire e le sperimentazioni possibili nel mondo di Albion, che la longevità della campagna principale, che si attesta sulle 12 ore circa, è un dato assolutamente relativo. Molte, moltissime altre ore le dedicherete alla moltitudine di attività che Fable 2 vi offrirà. Il grado di coinvolgimento e di immersività che questo titolo è in grado di offrire hanno ben pochi paragoni e lo pongono a pieno diritto nell'Olimpo dei GDR.